Ragazzi, ma voi l'avete vista questa mail? Che mail? Questa mail che ci hanno mandato. Ma quale mail? Se non guardi, se non mi guardi in faccia, guarda, ma spiega, raccontamela. Ho capito, non mi guardi, ti sto a spiegare le cose. Picciami la mail. C'è scritto una cosa sul fatto che sta giornata della memoria, non capisco, non giornata della memoria quella... Non è quella, no, okay, un'altra. è un'altra giornata della memoria del patriarcato. Sì, leggo. C'è scritto grandine che domani dobbiamo vestirci un po' da donna. C'è un dress code, sì. Ah, certo, c'è l'inversione di ruoli, e dobbiamo, no? Cioè noi facciamo le donne... Nel senso, saremo le donne negli uffici negli anni 80. Vabbè, ma che vuoi che sia, dai. Ma io anche sempre sottostare a queste robe corporate strane. Scusa, ma lui, ma prendila come se fosse una cosa tipica, un folklore, una sagra dei paesi. Mi devo andare in ufficio e devo vestire da donna. In ufficio, ma che c'entra? Me c'hai dei pregiudizi? Ma io che c'entro? Ma Rosa Chemical lo fa di volte, tu c'hai i pregiudizi. Oh, perché? Cioè, ogni volta qualunque cosa te raccogli, finché sei tratta di vestito da donna. Cioè, Lauro, Renato tu, Zero, se ti metti una gonna e una paillette... Sei veramente troppo nervoso. Veramente troppo nervoso. Vabbè, ne parliamo domani, poi vediamo. Serio, stai tranquillo. Ci presentiamo qua con dei vestiti tipici. Che problema c'è? Ma tipo toga party. Ma vai, ridicolo. Beh, perché te c'hai dei pregiudizi, evidentemente. Vabbè. Oh, Rosa Chemical se veste e noi no, se può. Dai ragazze, per favore. Dai, come se non ti piacesse. Ovviamente vorrei un gradiente che si sposta dal più soave al più rosso passionale. Allora, ma però sfacciate proprio, eh? Che c'è? Non so, secondo me... Senti, sì, però sto lavorando. Mamma mia, oh! Per favore! Cioè... Devo... Dai, ti prego, Francesca, madonna. La tavoletta potevi pure alzarla, eh? Pisciato ovunque, ma come fai? Ma che è? Ma che schifo! Ciao, bella. Poi, ragazzi, ciao. Ciao. Sono venuta un attimo a presentarti il progetto quello sulla schiuma da barba. Sì, che sì. Ne abbiamo sì, parlato. Siamo venuti. Sì. Mi sono fatta un pensiero su quelli che potrebbero essere i nomi da attivare. Mm-hmm. Immagino 10 profili maschili. Ci siamo fatti, abbiamo lavorato. Però lascia parlare lei, se mi presenta tutto. Dimmi. Dicevo, vorrei coprire quelle che sono tutte le fasce perché di target. Noi abbiamo scelto di pensare un target che potesse essere. Sì, sì, però lascia pure parlare lei che adesso ci spiega tutto. Sta parlando lei. Cioè... Sì, sì, sì. No, infatti, vabbè, abbiamo lavorato pure io, sì, sì. Quindi troviamo almeno 3 nomi che mi vadano a coprire la fascia pubertà-adolescenza. Beh, quindi che sì, mi va subito su TikTok. Sì. Ok. Che è un'idea mia. E poi vabbè. I trentenni, quelli che finalmente possono godere di avere una barba con cui andare anche a parlare di sexiness. Certo, sì, sì, sì. Ecco, che infatti questa era da combinare perché eventualmente... Sì. E poi abbiamo la fascia da coprire, che è quella dell'uomo un pochino più agé, certo, che deve cominciare a occuparsi, che deve anche cominciare a occuparsi. Scusami tesoro, potresti andare a fare un caffè? Fra, tu lo vuoi il caffè? Io lo vorrei lungo però senza zucchero, grazie. La macchinetta là in fondo comunque. Sì, comunque io non ci stavo negli anni Ottanta. Cioè, caffè d'orzo in tazza grande e una... Io non sono mai trattato male. Ascolta che poi ti dimentichi. Tazza grande, caffè d'orzo, spruzzatina di latte di soia senza zucchero. Grazie. Grazie mille. Dimmi, stavi dicendo fra? Porco due, no, mamma mia, che giornata infernale. Cioè, mi stanno sfondando, Non so che cazzo fare, ma perché se la... Sta giornata è inutile. Cazzo, che c'entro io? Perché devo pagare le colpe del patriarcato di 2000 anni? Sono arrivato ieri. Che c'entro io? Dobbiamo fare qualcosa, Alu. Alu, io la vuoi la verità. A me sta cosa mezzo mi piace. Che schifo, Alu! Non ci posso fare niente. Ti giuro, mai stato così arrapato. Mai. Mai. Brodo! Ascoltalo e guardalo gratuitamente solo su Spotify.